Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda Mate Scienze Live organizzata da Rizzoli Education e rivolta ai docenti di scienze della scuola secondaria di primo grado. Oggi parliamo di metodo IBSE per la didattica delle scienze, che è un approccio alla didattica delle scienze che punta a coinvolgere attivamente gli studenti e si basa sull'investigazione e sulla simulazione della ricerca scientifica. Inizieremo dando una panoramica della situazione dell'insegnamento delle scienze in Italia, dopodiché descriveremo più nel dettaglio in cosa consiste il metodo IBSE, sottolineando i suoi punti di forza e fornendo anche suggerimenti per svolgere attività IBSE in didattica a distanza. Poi analizzeremo le fasi fondamentali di un percorso IBSE, ossia le 5 E del Learning Cycle. E infine forniremo esempi di percorsi IBSE di varie discipline scientifiche. E introduco i relatori di oggi, che sono Barbara Scapellato, Ernesta De Masi, Giulia Forni e Vincenzo Boccardi. Ciao a tutti e Buonasera. benvenuti. E li introduco brevemente. Barbara Scapellato è docente di scienze alla scuola secondaria di secondo grado. Svolge attività di formazione insegnanti e cura un blog personale proprio sull'IBSE. Vincenzo, Giulia ed Ernesta sono autori, insieme ad Antonella Alfano, del testo Alla scoperta, che è un testo di scienze basato sull'IBSE per la scuola secondaria di primo grado, edito da Fabbri e Rizzoli Education, uscito nel 2019. Vincenzo è stato docente di discipline scientifiche alla scuola secondaria e ha collaborato con INDIRE e con INVALSI. Attualmente è dirigente scolastico ed è responsabile nazionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali. Giulia è stata docente di scienze e matematica alla scuola secondaria di primo grado, collabora con INDIRE e con INVALSI, svolge attività di formazione insegnanti e coordina il centro IBSE dell'ANISN della Campania. Ernesta è stata docente di materie scientifiche alla scuola secondaria, ha svolto attività di formazione insegnanti e ha collaborato con INDIRE per la creazione di progetti didattici. Vi ricordo che potete porre le vostre domande nella chat e adesso io passo la parola ai relatori, in particolare a Ernesta, e vi auguro buon ascolto. Un attimo e condivido. Eccomi. Spero che vada la mia presentazione. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Il mio intervento, come diceva Giulia, riguarderà la descrizione degli esiti delle ricerche internazionali per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze. Partiamo dalle prove TIMSS. Queste prove sono coordinate dall'Associazione Internazionale IEA, sono ricerche internazionali che analizzano il rendimento degli studenti in matematica e scienze in oltre 60 paesi, con stretto riferimento ai curricoli scolastici. Forniscono quindi una fotografia della situazione dell'insegnamento nel mondo e in particolare in Italia. Si svolgono ogni 4 anni, non sono un'indagine censuaria, viene quindi scelto un campione di alunni di quarta classe della scuola primaria, di terza classe della secondaria di primo grado e dell'ultimo anno di liceo. Quindi forniscono un'informazione sul progresso degli studenti attraverso i gradi di istruzione. Veniamo ai risultati del 2015 del quarto grado che corrisponde alla quarta classe di scuola primaria in Italia. Tra pochi giorni, INVALSI, che cura queste indagini in Italia, pubblicherà i risultati delle prove del 2019. Intanto guardiamo queste.
Come si può vedere dal grafico, l'Italia, si colloca al 30° posto nella graduatoria globale costituita da 47 paesi partecipanti, con un punteggio di 516 punti, un po' al di sopra della scala internazionale che è pari a 500 punti. Al top ci sono i paesi orientali, come si può vedere, Singapore, Giappone, Corea. Si denota da queste indagini un calo di rendimento per quanto riguarda il confronto con le prove effettuate nel 2011. Vediamo ora l'ottavo grado. L'ottavo grado corrisponde alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. L'Italia si colloca al 20° posto in una graduatoria complessiva di 39 paesi partecipanti, con un punteggio di 499 punti e tra i più bassi rispetto agli altri paesi europei. Il nord-est dell'Italia fa meglio, il sud delle isole fanno peggio. Non c'è un peggioramento rispetto alle indagini condotte nel 2011. Veniamo ora alle indagini OCSE-PISA. Questo tipo di indagine si rivolge ai quindicenni e rileva le competenze in matematica, scienze e lettura e in ambito finanziario. Anche in questo caso si può vedere che per l'insegnamento delle scienze c'è una situazione non del tutto positiva, in particolare dal 2012 in poi. La situazione per la matematica è un po' più stabile. Anche quest'altra diapositiva ci deve far riflettere. Esiste ancora un grande divario tra ragazzi e ragazze. Solo una ragazza su 8, anche tra quelle che hanno i risultati migliori in matematica e scienze, decide di intraprendere carriere in ambito scientifico. L'Europa ha capito questa problematica che interessa la scuola, e già nel 2007 è stato pubblicato questo rapporto Rogard, che è una ricerca sul declino dell'interesse dei giovani per le scienze e la matematica. In questo rapporto Rogard si rileva la difficoltà dei cittadini di acquisire le conoscenze scientifiche indispensabili per vivere e lavorare in una società sempre più fondata sull'uso della conoscenza. Il rapporto rileva l'importanza dei metodi di insegnamento per lo sviluppo di attitudini positive verso le scienze e lo stesso rapporto mette in evidenza l'efficacia dell'educazione scientifica basata sull'investigazione. Impostazione che in effetti è il metodo IBSE di cui vi parleremo largamente in questo nostro intervento. Questo metodo aumenta l'interesse e il rendimento degli alunni, stimola anche la motivazione degli insegnanti, funziona sia con gli studenti più deboli che con quelli più bravi ed è compatibile con il raggiungimento di livelli di eccellenza. L'Unione Europea ha finanziato molti progetti che miravano a diffondere l'IBSE nella scuola europea. Dal rapporto PISA vediamo che anche i giovani gradiscono questo approccio alla didattica senza distinzione tra le ragazze e i ragazzi. E io ho finito, passo la parola a Giulia. Grazie Ernesta. Dalla presentazione di Ernesta abbiamo appunto capito come il metodo IBSE può essere efficace per l'insegnamento delle scienze. Quindi adesso passo la parola a Giulia Forni che ci parlerà appunto del metodo IBSE. Prego Giulia. Buongiorno a tutti. Adesso cerco, sì, è già condivisa, diciamo, la mia slide, quindi posso direttamente incominciare. Quindi Ernesta ci ha un pochettino spiegato come e perché è arrivato l'IBSE anche in Italia. Ma che cos'è l'IBSE? C'è qualcosa dunque. Ecco qua, scusate che adesso condivido meglio. Ecco qua, ci sono. Dunque, dicevamo, ma che cos'è l'IBSE? Prima di tutto, IBSE è un acronimo, sta per Inquiry Based Science Education. È proprio un approccio alla didattica delle scienze che è basato sull'inquiry, cioè sull'investigazione, sull'indagine. La prima cosa da dire è che è un approccio hands-on e minds-on.
Cioè, è un approccio che tende a sviluppare l'abilità di pensare e di agire insieme. Che cosa significa questo? Voglio fare, diciamo, un esempio, perché naturalmente ognuno di noi avrà pensato, ognuno di voi, ma è evidente che quando si lavora con le mani, si lavora anche con la mente. Ma nell'approccio IBS tutto questo viene portato alla luce e si fa in modo che i ragazzi ne diventino consapevoli ed anche in qualche modo padroni. Facciamo l'esempio, dicevamo. Durante le attività di tipo laboratoriale, la prima cosa che si fa è quella di progettare il laboratorio, nella maggior parte dei casi, non sempre evidentemente. Quindi è quella di progettare, di lavorare con la mente. Solo dopo vengono distribuiti o vengono presi dai ragazzi i materiali ed incomincia, diciamo, un'attività di laboratorio. Questa attività di laboratorio ha sempre in sé presente un momento di raccolta dei dati, un momento in cui si acquisiscono appunto i dati, le evidenze. E dopo è su queste che si continua, diciamo, a pensare e a lavorare. Quindi questo intreccio forte tra l'hands-on e il mind-on è evidentemente molto forte. L'IPSE, prima di tutto, bisogna dire che è un approccio di matrice costruttivista, quindi è induttivo ed attivo e tiene conto di tre fattori molto importanti. La prima cosa di cui tiene conto è come apprendono gli studenti. La seconda è la natura della ricerca scientifica. E infine c'è sempre un'attenta riflessione scelta da parte appunto dell'insegnante dei contenuti fondamentali da imparare. Come apprendono gli studenti? Ecco, un elemento fondamentale è proprio l'interesse. Si sa che un apprendimento significativo è fondato sulla curiosità, sul coinvolgimento emotivo. Ma come coinvolgere gli studenti? Uno degli elementi fondamentali è fare in modo e preparare un ambiente di apprendimento, un contesto, un avvio, un incipit, che in qualche modo ponga agli studenti o faccia porre agli studenti la domanda giusta. La domanda cioè che lo studente sente come propria e che è alla quale sente l'esigenza in qualche modo di rispondere. Se voi guardate l'immagine alla vostra destra, è un'immagine abbastanza infantile, che però a noi piace molto, lo consideriamo un pochettino il logo di questo IPSE che noi stiamo portando avanti. E vedete che c'è un cuore, c'è una mano e c'è una testa. Ecco, il cuore è proprio questo. Il cuore è il coinvolgimento, è la curiosità, è il momento in cui si sente di dover capire. E poi c'è la mano che fa e c'è la mente, come dicevamo prima, nel senso che dicevamo prima. Ora, come apprendono gli studenti? Beh, quando gli studenti, ma non solo gli studenti ovviamente, quando chiunque di noi si trova davanti ad una situazione nuova, davanti a un problema inaspettato, come risponde? Beh, risponde naturalmente facendo riferimento a ciò che già sa, a ciò che è già acquisito. Ed è per questo che è importante che l'insegnante tenga conto delle preconoscenze degli studenti. Prendere gli studenti là dove sono è proprio questo, è proprio sapere dove sono per poterli prendere. Certo, tra le preconoscenze degli studenti capita a volte, spesso purtroppo, che ci siano delle misconcezioni. L'IPSE è molto attento alle misconcezioni, perché queste misconcezioni sono un ostacolo forte all'apprendimento e è difficile sradicarle. Alcune misconcezioni sono diffusissime, sono note proprio nella letteratura didattica. Non rimango più di tanto su questa slide, però se voi chiedete a dei ragazzi, sia a partire dalle elementari ma anche addirittura alle scuole superiori, se chiedete di disegnare, di ingoiare un boccone di pane e di bere un sorso d'acqua e poi di disegnare qual è secondo loro il percorso che fanno, voi vedete che magari ci saranno delle differenze stilistiche nei vari disegni, ma che spesso compariranno gli stessi errori.
Questi che vedete sono per esempio delle immagini di studenti della Cina, della Francia e del Brasile. Questo che cosa significa? Significa che le misconcezioni sono in alcuni casi molto forti e legate evidentemente anche a delle sensazioni, e allora ancora di più risulta difficile sradicarle. Vi faccio un altro esempio su quelle che sono le misconcezioni. Anche questo fa parte proprio della letteratura didattica e viene raccontato in questo testo come un insegnante che stava parlando del calore e della temperatura sentiva i ragazzi che dicevano appunto che i loro maglioni erano caldi, le loro giacche erano calde, nel senso, il senso che davano a questa parola era che loro pensavano che i maglioni, le giacche, producevano essi stessi il calore e perciò riscaldavano. Ci sono voluti molti esperimenti, molte discussioni, prima che gli alunni fossero disposti ad abbandonare quest'idea originaria. Che cosa significa tutto questo? Significa che per sradicare le misconcezioni, prima di tutto bisogna conoscerle. E le si conosce facendo parlare gli studenti all'inizio e anche attraverso i disegni. I disegni sono fondamentali. E non solo l'insegnante deve conoscere le misconcezioni, ma deve essere convinto fino in fondo che per sradicarle serve l'esperienza diretta, che non, è difficilissimo sradicare una misconcezione semplicemente attraverso un testo. Queste sono radicate e ritorneranno sempre. Ora, questo discorso sulle misconcezioni naturalmente ci dice anche come la conoscenza viene intesa appunto nell'IPSE, in tutta quanta la, diciamo, nel costruttivismo. Cioè la conoscenza forte, la conoscenza che permane, significativa, è una ricostruzione di ciò che si sa a partire dall'esperienza, attraverso la logica, attraverso l'analisi dei dati. Dicevamo che l'IPSE ha come punti di riferimento anche il pensiero scientifico. Che cosa fanno gli scienziati quando fanno scienza? Quando fanno scienza cercano di rispondere a delle domande sui fenomeni naturali, sul mondo che ci circonda, attraverso la raccolta, l'uso e l'analisi di dati che sono stati raccolti dai loro esperimenti, dalle loro esperienze. Lo scienziato è poi sempre, deve essere sempre aperto al riesame critico. Lo scienziato deve anche rendere noti i metodi e le procedure acquisite, che ha utilizzato per acquisire i dati, e deve essere in grado di collegare le nuove conoscenze a quelle esistenti. Ma cosa significa insegnare ai ragazzi a pensare come uno scienziato? Beh, prima di tutto significa che nell'insegnamento delle scienze non bisogna soltanto trasmettere conoscenze, ma bisogna trasmettere anche i metodi e bisogna anche fare sì che i ragazzi siano consapevoli di, diciamo, di alcuni elementi della natura della scienza. In particolare devono essere consapevoli che la scienza non è un dogma, la scienza è qualcosa di fluido, in continua evoluzione, in relazione all'emergere delle nuove evidenze e anche dei nuovi problemi. Questa terribile pandemia che appunto che stiamo vivendo sicuramente ci mostra proprio questo aspetto della scienza che continua ad evolvere in relazione anche al mutare delle condizioni, al mutare delle situazioni. Continuiamo. Che cosa significa insegnare così come gli scienziati lavorano? Significa che il laboratorio non serve per confermare delle leggi o dei concetti dopo averli studiati, ma per condurre delle investigazioni prima della spiegazione formale. Prima c'è diciamo il lavoro appunto investigativo, poi c'è la riflessione su di esso.
Però bisogna dire una cosa, che l'attività, diciamo, IPSE non si riferisce soltanto a un'accezione molto ampia, non si riferisce soltanto quindi ad un contesto esclusivamente sperimentale, ma si riferisce a qualsiasi situazione in cui il ragazzo si trova in una posizione attiva, sia egli stesso che pensa, che fa, e l'elemento fondamentale dell'IPSE è l'analisi dei dati. Questi dati possono essere raccolti dalle esperienze direttamente dai ragazzi, oppure ci può essere un'analisi di dati presi già come dati o ricevuti già come dati appunto dall'insegnante. Ancora, che significa pensare come uno scienziato? Gli scienziati discutono, l'attività scientifica è un'attività di squadra, non c'è lo scienziato genio che all'improvviso fa emergere una nuova teoria. La ricerca scientifica è un'attività di squadra in cui i gruppi di lavoro condividono le idee e discutono. Ed è per questo che nell'IPSE il lavoro di gruppo e la discussione e l'insegnare a discutere è un elemento fondamentale. Ma gli scienziati devono anche condividere con la comunità scientifica le procedure, i dati delle loro ricerche. Allo stesso modo i ragazzi, arrivati alla fine del loro lavoro, devono condividere con l'intera classe, cioè devono imparare ad argomentare, quindi non solo a discutere ma anche ad argomentare, a quel punto utilizzando un linguaggio appunto corretto, un linguaggio adeguato al problema e all'età. Salto qualche immagine perché temo se no di sforare. Arrivati a questo punto voi direte: caspita, non è facile mettere insieme tutto questo. No, ci vuole un po' di tempo per mettere insieme tutto questo, però ci sono anche, dei metodi per mettere insieme tutto questo. E nell'intervento di Barbara, che fra poco seguirà, le cose si chiariranno. Comunque, certamente non si deve fare IPSE, no? Cioè, l'IPSE si inizia piano piano e infatti nell'IPSE si parla anche di livelli dell'IPSE, da un livello confermativo che è il più basso, si passa a uno strutturato, a un guidato e poi ad uno aperto. E la differenza tra i vari livelli è che man mano che cresce l'autonomia degli studenti, quindi è un IPSE sempre più maturo, la figura dell'insegnante risulta sempre più nascosta, meno evidente, nascosta ma sempre fondamentale, perché appunto l'insegnante quello che prepara quell'ambiente che permetterà poi ai ragazzi di progredire nel loro lavoro. Ora vi voglio far vedere, voglio parlare molto brevemente della possibilità della didattica a distanza, e prenderò alcune immagini appunto dal nostro testo, dal testo alla scoperta, per questo l'ho inserito qua. Dunque, noi abbiamo detto che nell'IPSE ci sono due elementi che sono considerati importanti: uno è il lavoro di gruppo e l'altro è l'attività sperimentale. Ora, in una situazione di didattica a distanza o anche di didattica distanziata, cioè i ragazzi che non possono stare vicini e lavorare in gruppo, come si può fare? Si può fare IPSE. È evidente che ci sono delle difficoltà maggiori, però ci sono anche delle possibilità che questi mesi hanno messo in luce. La prima cosa è questa. Noi abbiamo detto che è importante che i ragazzi esprimano le loro idee individuali, ma è importante anche che discutano tra di loro. Come può avvenire questa discussione? Questa discussione può avvenire, non per piccoli gruppi, ma può avvenire, l'intera classe discute e condivide i vari materiali attraverso i Padlet. Il Padlet, appunto, è uno strumento molto importante. Però bisogna dire anche questo, che ci sono alcune piattaforme, come ad esempio Zoom,
nelle quali è possibile organizzare delle stanze in modo tale che i ragazzi vengono divisi in piccoli gruppi e riescono a lavorare in tre, in quattro, e in queste stanze l'insegnante, così come quando si avvicina ai gruppi degli alunni, l'insegnante può entrare e può osservare o dare delle dritte al lavoro di gruppo. Ora, i Padlet sono molto importanti perché consentono ai partecipanti di inserire molto velocemente vari contenuti, testi, immagini, video. Quindi che cosa si può fare? Tutte quante, quando si fa la progettazione di un esperimento, ecco, oppure tutte le idee che vengono inserite in questo Padlet, e allora tutti quanti li possono vedere e poi dopo li possono discutere. E in più, questo Padlet rimane a disposizione e può essere rivisto dopo in modalità sincrona, per cui queste attività rimangono a disposizione dell'insegnante e sono molto importanti sicuramente per una verifica formativa. Ma nei Padlet si possono anche mettere delle immagini, dei video, e quindi se si fanno delle esperienze individuali, abbiamo detto, degli esperimenti, le immagini, non solo i riflessori, non solo i dati raccolti, ma anche proprio le immagini e i video, possono essere inseriti. E il laboratorio? Il laboratorio non c'è dubbio che o viene fatto a casa individualmente o viene fatto a scuola individualmente. Ma per fare tutto questo è chiaro che si farà un laboratorio con materiale povero, ma non povero di più, poverissimo, direi con materiale domestico. Nell'IPSE in genere si usano materiali molto semplici, materiali di facile consumo, ma questa caratteristica che è da sempre presente nell'IPSE diventa ancora più forte in questo caso. Ora faccio scorrere molto velocemente delle immagini per farvi vedere appunto alcune attività. Questa per esempio è un'attività sull'aria e serve anche una bacinella con dell'acqua, in verità, però oltre a quella serve una bottiglia, i tappi delle bottiglie, poi si costruiscono con della carta e degli stuzzicadenti e le barchette. Questo pure è un'esperienza che tutti voi conosceranno, anche questo serve per mettere in evidenza appunto l'aria, anche qua bottiglia, pannoncino, sempre con l'uso delle bottiglie. Si può mettere la bottiglia appunto nel freezer, e questo serve per vedere che cosa accade all'aria quando la si raffredda. Oppure ancora, sempre con materiali come la bottiglia, un fiammifero, è possibile costruire delle nuvole in bottiglia. Quindi l'elemento fondamentale di questa didattica distanziata è proprio quella di utilizzare materiali domestici che i ragazzi possono recuperare in casa e lavorare quindi in casa, oppure se li portano a scuola il loro materiale. Con questo io ho terminato e passo la parola a Barbara che... Grazie Giulia. Grazie per la tua introduzione sull'IPSE e anche sui tuoi suggerimenti molto utili sull'IPSE in DAD. E adesso siamo pronti appunto per analizzare le varie fasi di un percorso IPSE con Barbara. Benissimo. Allora, il Learning Cycle delle 5E è uno strumento che può essere molto utile agli insegnanti proprio per progettare unità di apprendimento basate sull'inquiry. Questo modello deriva dalle teorie costruttiviste ed è stato sviluppato negli anni 80 da Roger Bybee del BSCS, che è un'organizzazione americana che sviluppa curricoli scolastici di biologia. Perché proprio usare questo modello per progettare le attività IPSE? Perché dalle ricerche è emerso che quando i ragazzi apprendono con attività sviluppate secondo questo modello, appunto, rispetto ai compagni che studiano invece in modo tradizionale, presentano dei risultati migliori, sia per quanto riguarda l'apprendimento, quindi le prestazioni, sia per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo che la persistenza nel tempo dei contenuti che hanno appreso. Perché si chiama Learning Cycle delle 5E?
perché prevede una serie di fasi che si presentano appunto in modo ciclico, 5 fasi, e ciascuna fase, come potete vedere, è rappresentata da una parola che comincia per E. Nell'ordine queste fasi sono la fase di engage, di aggancio, di explore, di esplorazione del fenomeno, la fase di spiegazione, la fase di rielaborazione di applicazioni in contesto nuovo e la fase di valutazione. Proviamo a guardare qualche dettaglio. Allora, per quanto riguarda la fase di engage, questa è la fase di apertura dell'unità. In questo momento l'insegnante predispone delle attività che hanno lo scopo non soltanto di coinvolgere i ragazzi, come dice la parola, di agganciarli, ma soprattutto, e cosa molto più importante in questo momento, lo scopo delle attività è quello di far emergere quello che i ragazzi sanno già su quell'argomento o credono di sapere. La consapevolezza della propria conoscenza in relazione a un fenomeno è un punto di partenza fondamentale ed è un momento anche importantissimo per l'insegnante proprio per cercare di raccogliere dati su quelle concezioni errate, quelle misconcezioni di cui parlava Giulia, che sono frutto delle esperienze precedenti che sono difficilissime da sradicare. Queste attività sono brevi, possono durare anche soltanto 10 minuti, ma in realtà tutto dipende sempre dal tempo che abbiamo a disposizione, da quello che vogliamo fare. Ad esempio, si possono fare delle piccole dimostrazioni, cose molto semplici con materiali poveri, come diceva Giulia prima, come per esempio questa reazione semplice chimica che sicuramente conoscerete tra l'aceto e il bicarbonato, che sviluppando anidride carbonica fa gonfiare il palloncino, oppure semplicemente per dimostrare l'energia radiante e far fondere del cioccolato con una lampada. Oppure si può partire facendo vedere delle immagini e quindi cominciando una discussione a partire da queste immagini. Oppure si può presentare un problema, ad esempio in un percorso sugli adattamenti, immaginiamo delle piante, e mostrare una foto di cactus che appunto sono adattate a vivere in ambienti secchi, desertici, e chiedere ai ragazzi se pensano che questa pianta potrebbe sopravvivere in montagna. Come si gestisce l'attività? Magari attraverso un brainstorming, dove però i ragazzi non dovranno semplicemente dire tutte le cose che gli passano per la testa, ma dovranno fare delle previsioni argomentate. Tutto questo è molto importante in questa fase, deve essere documentato in qualche modo. Le attività devono prevedere un momento in cui quello che emerge dai ragazzi venga scritto, cioè o attività individuali in cui il ragazzo prima di rispondere scrive quello che pensa, o attività in cui è l'insegnante, per esempio, che prende nota di quanto esce, oppure appunto anche con un Padlet, come diceva Giulia prima. Perché è così importante questo? Perché questo è scattare una fotografia del punto di partenza dell'apprendimento dei ragazzi e quindi è estremamente importante che loro non solo ne siano consapevoli, ma tengano traccia perché ci ritorneranno successivamente. Altre idee, per esempio, in un'attività sull'apparato cardiocircolatorio potrebbe essere partire da un'animazione come questa e chiedere ai ragazzi cosa pensano che succeda mentre il cuore batte. Oppure ancora attività manipolative come costruire un semplice spettroscopio con carta, colla, forbici e un pezzo di CD, è un'attività che ai miei ragazzi piace moltissimo, e poi analizzare lo spettro della luce prodotto da lampadine di tipo diverso. O ancora raccontare una bella storia come quella del giovane Charles Darwin a bordo del Beagle che fa il giro intorno al mondo. Qual è il punto focale qui, oltre al fatto che stiamo fotografando il punto di partenza dell'apprendimento dei ragazzi, è che noi cambiamo ruolo rispetto all'insegnamento tradizionale. L'insegnante che insegna attraverso l'approccio IPS è un insegnante che svolge un ruolo di facilitatore di apprendimento. Idealmente scende dalla cattedra, si mette di fianco allo studente e lo stimola con delle domande anche quando si blocca. La cosa importante della fase di engage è che non è il momento della spiegazione. Qualunque domanda emerge in questa fase non richiede una risposta da parte dell'insegnante, ma richiede semplicemente una fotografia di quello che pensano i ragazzi. Non è il momento non solo di dare risposte, ma nemmeno di cominciare a introdurre un lessico specifico, perché questo verrà ripreso successivamente. La fase successiva di questo ciclo è appunto la fase di esplorazione, quella in cui finalmente, diciamo così, avviene l'investigazione.
Questa fase di esplorazione, sottolineo l'importanza di questa cosa, avviene prima della spiegazione, quindi in maniera completamente ribaltata rispetto all'insegnamento tradizionale, che solitamente, nel migliore dei casi, prevede una, diciamo così, una sperimentazione di tipo confermativo. Solitamente l'insegnante nella didattica tradizionale spiega il fenomeno e poi, se c'è la possibilità, i ragazzi in laboratorio confermano quanto hanno studiato attraverso l'esperienza, oppure a volte è l'insegnante stesso che dimostra perché non c'è possibilità. Qui assolutamente questo non è previsto. L'inquiry, come diceva Giulia, è suddiviso in possibili livelli. Questo modello prevede che come minimo il livello di inquiry debba essere di tipo strutturato, che prevede proprio che l'insegnante ponga lo stimolo e dica ai ragazzi in che modo possono raccogliere i dati, ma i ragazzi esplorano sulla base delle loro preconoscenze e si spiegano solo sulla base di ciò che loro sono in grado di spiegare con le loro parole. Un altro punto focale di questa fase è che i ragazzi qui lavorano sempre in gruppo e quindi le attività sono gestite con tecniche di cooperative learning. Che aspetto ha un'investigazione? Può avere, come diceva Giulia, varie possibilità, perché non è sempre possibile investigare in modo diretto un fenomeno, ma di sicuro tutte le attività partono da una domanda che viene definita investigabile, cioè è una domanda in cui i ragazzi possono trovare una risposta facendo qualcosa e riflettendo su quello che hanno fatto. Mi spiego meglio. Per esempio, dove è possibile, si parte appunto da una domanda e i ragazzi cosa faranno? Come in questo caso, che è una semplice attività sul ciclo dell'acqua, costruiscono un modello, ancora una volta con materiali semplici, vedete c'è una lampada che in questo caso hanno portato da casa i ragazzi, una scatola di plastica IKEA in cui è stato fatto un buco, in cui è stato messo un bicchiere col del ghiaccio, dentro l'acqua un sacchetto di sabbia, stiamo simulando, diciamo, il sistema terra, quindi niente di particolarmente difficile. La cosa importante però è che le attività devono essere gestite, fatte e organizzate in modo che i ragazzi non solo sviluppino mentre lavorano tutte quelle che sono le abilità proprie dell'inquiry, quindi la capacità di osservare, di fare domande, di fare ipotesi, di fare previsioni, ma raccolgano dati attraverso questa osservazione, dati che dovranno usare come evidenze scientifiche per rispondere alla domanda di ricerca. Quando questi dati non è possibile raccoglierli direttamente, i dati possono essere forniti anche in modo indiretto ai ragazzi, cioè possono provenire da ricerche scientifiche vere e proprie, oppure possono essere dati appunto allestiti e preparati ad hoc dall'insegnante. Perché qui la cosa importante è anche il fatto che non solo devono manipolare, ma devono riflettere. Quindi la cosa importante qui è che loro analizzino questi dati e appunto alla ricerca di evidenze rispondano alla domanda di ricerca usando questi dati, argomentando. Al termine di delle attività che siano di tipo che siano proprio sperimentali o laboratoriali, i ragazzi comunicano i risultati, quindi c'è un confronto tra pari e dal confronto tra pari parte la terza fase, che è quella di spiegazione. L'insegnante riprende i concetti che sono usciti dai lavori di gruppo e a partire da questi permette ai ragazzi di costruire la spiegazione, introduce finalmente la conoscenza scientifica, diciamo, prodotta dagli scienziati, introduce il lessico specifico e non solo, va a riprendere tutte le cose, le domande, le concezioni errate che erano emerse nelle fasi precedenti, aiuta i ragazzi a riflettere su quello che era il pensiero all'inizio del percorso e quello che è diventato successivamente dopo che i ragazzi hanno esplorato e hanno raccolto, diciamo, hanno fatto esperienze comuni. La fase, diciamo, di spiegazione prosegue con la fase di elaborate, che è una fase in cui vengono proposte altre attività, in cui praticamente, che possono essere di vario tipo, da altre ancora nuove dimostrazioni sperimentali, se è possibile, se si ha il tempo,
oppure semplicemente riflessioni, la lettura di un testo, di un articolo. Qual è il punto qui? Qui il punto è che i ragazzi devono prendere quello che hanno imparato e trasferirlo, applicarlo in un contesto nuovo, trasferire l'apprendimento in un contesto inedito. Questo è il processo che li aiuta ad affinare, ad entrare maggiormente nella comprensione, ad allargare la comprensione, perché nel frattempo stanno anche approfondendo altri aspetti, ed è proprio quello che li guida definitivamente a una comprensione profonda di quello che hanno esplorato. Ad esempio, proprio per fare un esempio molto semplice, immaginando di aver esplorato in precedenza la relazione che c'è tra i parassiti e gli ospiti, si può fare un'attività che si può gestire a livello individuale, dandola per esempio come compito a casa nel caso in cui appunto non ci sia il tempo, mentre le attività precedenti è necessario che siano fatte in classe, perché i ragazzi devono usare solo la loro testa, non devono usare libri, non devono usare internet, devono ragionare. Qui invece l'attività può anche essere, essendo anche di approfondimento, può essere data individualmente, oppure in classe ancora con i gruppi, oppure proprio per guadagnare tempo a livello di classe. Cosa si può fare? Si possono raccogliere dati, cercare mappe, dati, per andare proprio a trasferire questa relazione studiata in un contesto specifico come la diffusione della malaria da parte delle zanzare. In ultimo c'è la fase di valutazione. La fase di valutazione che naturalmente prevede vari aspetti. C'è una valutazione formativa che avviene in tutte le fasi precedenti, in ogni momento c'è possibilità di raccogliere dati sull'apprendimento dei ragazzi in questo tipo di attività, e c'è la valutazione sommativa naturalmente, che può essere eseguita diciamo con una metodologia tradizionale, che può essere l'interrogazione piuttosto che la verifica, ma meglio ancora sarebbe sfidare, diciamo, i ragazzi con un compito autentico, perché è il mezzo, diciamo, che meglio riesce a misurare tutte le competenze, oltre che alle conoscenze e alle abilità che sono state sviluppate lungo il percorso. Un'ultima cosa, un aspetto importante sarebbe dare la possibilità ai ragazzi di fare un percorso di autovalutazione. Se non so se sono riuscita a far passare in questo brevissimo tempo il concetto che c'è una grande consapevolezza in tutti i momenti dell'apprendimento, perché la responsabilità dell'apprendimento è stata spostata dall'insegnante allo studente. A maggior ragione, prima della somministrazione della valutazione sommativa, sarebbe importante somministrare magari qualche questionario ai ragazzi di autovalutazione, per cercare di far capire loro cosa pensano di aver appreso, se sono riusciti, in che cosa hanno avuto difficoltà, e valutare anche il lavoro di gruppo, perché una volta poi eseguita la valutazione sommativa, questo confronto tra quello che loro pensano e come sono andate le cose è un ulteriore strumento di crescita importante. Io, visto il tempo che abbiamo, ho terminato e quindi passerei la parola a Giulia nuovamente. Grazie Barbara per il tuo intervento. Adesso che sono chiare tutte le fasi di un percorso IBSE, possiamo vedere l'IBSE all'opera con Vincenzo, che ci mostra alcuni esempi di percorsi IBSE di scienze della terra e biologia. Prego Vincenzo. Bene, prima di tutto ringrazio Giulia Bianco per questa opportunità di poter presentare anche queste esperienze. E come appunto ha detto Giulia, noi ci concentriamo e facciamo degli esempi in particolare nelle scienze della vita e nelle scienze della terra. E il primo esempio che volevo un po' farvi vedere riguarda l'apparato cardiocircolatorio, quindi la respirazione e la circolazione. Anche qui, come ricordava prima la professoressa Giulia Forni, siamo partiti da dei disegni. Questi sono disegni fatti dai ragazzi che in pratica cercano di ripercorrere il percorso dell'aria attraverso il nostro organismo. Ebbene, cosa possiamo vedere? Che sicuramente hanno espresso bene il fatto che l'aria va a finire nei polmoni. La difficoltà è poi dopo capire cosa avviene a livello dei polmoni, della respirazione interna, quando avvengono gli scambi gassosi e in particolare l'ossigeno passa poi nel sangue. Su questi ragazzi hanno sicuramente grosse difficoltà. Però, come dicevamo, a partire dalle rappresentazioni mentali dagli studenti, anche allo scopo di evidenziare particolari misconoscenze, è sicuramente
una cosa essenziale nella metodologia di tipo investigativo. Allora, cominciamo subito con la prima fase, che come vi ha spiegato prima Barbara, è quella dell'engage. Ecco, l'engage che qui abbiamo proposto è veramente semplicissimo. I ragazzi hanno sicuramente esperienza che salendo le scale, soprattutto se lo si fa di corsa, viene l'affanno, viene il cosiddetto fiatone. Bene, vengono proprio questo stimolo iniziale serve proprio per far sorgere una domanda: perché durante uno sforzo il respiro cambia e sembra che manchi l'aria? Ecco, questa è una domanda che segue soprattutto, vi ricordate quella diapositiva che vi ha presentato Giulia col cuore, le mani, la mente, per coinvolgere il cuore, l'aspetto emotivo, cioè per far sì che il ragazzo si senta pienamente coinvolto nel percorso investigativo che andiamo appunto a iniziare. È un'esperienza che loro hanno fatto e quindi ecco che ora sono pronto e devo rispondere a queste domande. E a questo punto inizia la fase delle esplorazioni. Esplorazioni qui molto semplici che possono essere effettuate anche in questa fase di didattica a distanza. Qui viene chiesto al ragazzo di mettersi una mano, di mettere una mano sul proprio corpo, sotto la cavità toracica, a livello dello stomaco, di fare un respiro profondo e di vedere che cosa succede. Ecco, ma poi c'è l'aspetto della rendicontazione, dello scrivolo, poi c'è l'aspetto del confronto tra i ragazzi, del comunicare insieme, del fare ipotesi. Ma perché quando respiro vedo che il mio petto, ecco, usiamo un termine che potrebbe usare il ragazzo, cambia di grandezza, si espande. Ecco, ancora una volta, quindi, questa prima esplorazione serve per porre giuste domande. Che succede quando respiri? E quindi vogliamo in pratica far capire come arrivare, poi a far capire come durante la respirazione, in effetti, le coste, i muscoli intercostali, il diaframma, insomma, l'intera cavità toracica si espande e poi di nuovo si ricontrae, e quindi in pratica porre l'attenzione sull'inspirazione e l'espirazione, i due fenomeni che insieme formano la ventilazione polmonare. E quindi questo sulla via di prima, e già siamo ora in una fase di spiegazione, ok, che sarà poi successiva. Ma continuiamo con altre esperienze. Ecco, qui un ragazzo è chiamato a misurare la circonferenza toracica di un compagno. Sia quando il compagno è a riposo, in situazione normale, stazionaria, sia invece quando effettua una respirazione forzata. Ovviamente si constaterà che durante la respirazione forzata la circonferenza toracica in centimetri sarà maggiore. Questa operazione può essere svolta più volte, utilizzando più ragazzi, facendo in modo che più ragazzi effettuano questa misurazione, o anche che lo stesso ragazzo lo effettui più volte, in modo anche da, come dire, fare delle attività di collegamento con la matematica, calcolare la media, e quindi pratica poi la media dei valori, utilizzarla come misura, diciamo. Okay? Però qui vogliamo soprattutto focalizzare l'attenzione sul fatto che appunto questa gabbia toracica si espande, si contrae, e quindi in pratica ancora una volta in questo modo stiamo raccogliendo dati e stiamo come dire, invitando i ragazzi ad analizzarli, a capire. Noi abbiamo visto come lo scienziato quando lavora parte da dei dati, e qui partiamo dai dati, questa circonferenza toracica che cambia di volume. Ecco, ma non sempre è possibile partire da dati sperimentali, a volte dobbiamo utilizzare dati, come dire, che in pratica possiamo trovare in rete o comunque reperire in una biblioteca, in una pubblicazione. Ecco, qui per esempio suggeriamo, sempre per l'analisi dei dati, un'esplorazione su delle radiografie. Vedete in basso che la capacità, il volume della gabbia toracica e la grandezza dei polmoni nella fase di ispirazione è maggiore, in quella di espirazione è minore. La linea blu rappresenta il diaframma che contraendo si fa diminuire il volume della gabbia toracica, e quindi praticamente da queste immagini i ragazzi possono fare le loro ipotesi, possono ipotizzare delle conclusioni che poi sotto la guida del docente, che diventa un vero e proprio coach, no? Prima Barbara parlava di un docente facilitatore dell'apprendimento, alla fine, come dire, sedimentano e pian piano portano una conoscenza che è sempre più profonda, ma che soprattutto il ragazzo sente come propria. A questo punto, in una fase di spiegazione, possiamo dire che abbiamo raggiunto il risultato che il torace ha strutture elastiche, per questo può espandersi e può contrarsi. Passiamo ora all'apparato circolatorio. Ascolta il tuo cuore. Questa esperienza ha lo scopo di calcolare la frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti
che è quindi in un minuto, in varie situazioni. E anche qui i ragazzi per prima cosa imparano a misurare il polso, oppure la via nella giugulare, oppure semplicemente mettendo una mano sul petto a auscultare il cuore, quindi a capire che c'è qualcosa che cambia durante praticamente il ciclo cardiaco. Bene, e a questo punto vengono invitati a contare praticamente come quanti battiti avvengono in un minuto. Dopodiché gli si dice: prova a correre, a saltare, a salire le scale, fai di nuovo la stessa operazione di prima, i battiti sono cambiati, in un minuto ci sono gli stessi battiti. Bene, scopriranno che praticamente il numero di battiti è aumentato in seguito appunto a uno sforzo. E a questo punto, nella fase di spiegazione, potranno arrivare a formulare delle ipotesi, no? Vedete come sono sempre a condurre il processo investigativo, sono i ragazzi da protagonisti, no? Allora, perché durante uno sforzo aumenta la frequenza cardiaca, quindi più battiti al minuto, ma aumenta anche la frequenza respiratoria? Faranno le loro ipotesi: durante uno sforzo i muscoli devono contrarsi maggiormente, hanno bisogno di energia, c'è bisogno di più energia, c'è bisogno di più ossigeno, e quindi in pratica ecco che sia la frequenza respiratoria sia la frequenza cardiaca aumentano, e quindi in pratica questo è il punto di arrivo appunto di un percorso. E il percorso poi può continuare chiedendosi: ma questo sangue, abbiamo visto, il cuore lo spinge nel corpo, ma dove circola? Quali sono le autostrade della circolazione sanguigna? Ebbene, si tratta di parallelo con le autostrade, va bene, perché anche qui abbiamo arterie e vene di vario calibro, proprio come le strade, che dall'autostrada abbiamo proprio le superstrade, le strade cittadine fino alle stradine di campagna. Ebbene, anche qui, diciamo, si può arrivare a questa soluzione, quindi a una successiva strutturazione dei saperi. E adesso vediamo un attimino questa esperienza, che invece è un'esperienza di modellizzazione molto semplice, per la quale occorrono 4 bicchieri, 2 cordoncini, uno rosso e uno celeste, che simuleranno rispettivamente il sangue arterioso ricco di ossigeno, il sangue venoso povero di ossigeno, e un giradito, un punteruolo, qualcosa per bucare i bicchieri. Ebbene, la prima cosa da fare è sistemare i bicchieri a due, ogni coppia di bicchieri rappresenterà la parte destra e la parte sinistra del cuore, prima di incollarli insieme, però facendo passare il cordoncino attraverso il buco che è stato praticato alla base di ciascun bicchiere. E quindi in una coppia di bicchieri, vedete, quella in questo caso a sinistra ci sta il cordoncino rosso, nell'altra coppia c'è il cordoncino blu. A questo punto, ovviamente questa che ora qui vediamo il modello nelle sue fasi di realizzazione, ma è interessante e utilissima la progettazione del modello che devono fare. Cioè, ragazzi, siamo solo i bicchieri, i cordoncini, e gli viene, se meglio, gli è stato fatto vedere il cuore che prima mi ha fatto vedere Barbara che pulsava, sanno che ci sono le arterie, le vene, ma a modo che si trovano di fronte alla costruzione di un modello. E vi posso dire che facilmente si sbaglia. Ecco, vedete che qui vengono aggiunti dei cartellini, c'è scritto polmoni, e questo cartellino polmoni va collegato in un certo modo, tutto c'è una freccia, vedete, verso l'alto, verso il rosso, perché nei polmoni arriva sangue povero di ossigeno ed è fuoriesce, chiaramente fuoriesce dalle 4 vene polmonari sangue ricco di ossigeno, e quindi in pratica la freccia va verso il rosso, e in pratica al cartellino dei polmoni va collegato in un modo che vedete qui. Viene poi preparato un secondo cartellino, e qui vedete quello dei tessuti, dove questa volta il sangue che arriva praticamente è quello rosso, ma invece quello che va alla fine ritorno dei tessuti è quello blu. In pratica siamo andati a simulare quello che è il cuore dell'uomo, quello che è il cuore di tutti i mammiferi, di tutti gli uccelli, cioè un cuore a 4 cavità, la circolazione doppia e completa, e possiamo praticamente c'è un piccolo problema, ecco qui, possiamo andare appunto a individuare la parte della circolazione polmonare, che è quella che in questo disegno, in questa immagine trovate a destra, e invece a sinistra
la circolazione sistemica. In pratica i ragazzi stanno apprendendo facendo, lavorare con le mani, dicevamo che è un metodo hands-on, cioè che comporta il coinvolgimento delle mani, determina una comprensione molto più profonda e molto più duratura rispetto a imparare unicamente a memoria dal libro. E qui alla fine possiamo andare a definire appunto le varie parti del cuore, quindi l'atrio sinistro, dove appunto arriva il sangue ossigenato proveniente dai polmoni, il ventricolo sinistro, da cui parte il sangue ossigenato rivolto a tutti i tessuti, e l'atrio destro, da cui arriva, in cui praticamente arriva il sangue ormai povero di ossigeno proveniente dai tessuti, e infine il ventricolo destro, che invece spinge il sangue nei polmoni perché possa essere di nuovo riossigenato. Quindi vado rapidamente, poi le slide le avrete, su ulteriori approfondimenti. In una fase di elaborazione, per esempio, si può costruire uno stetoscopio, anche qui basta un tubicino di gomma, un imbutino, un elastico e semmai un paio di guanti per simulare la vescica. A questo punto si può utilizzare anche eventualmente per auscultare il cuore nelle esperienze che abbiamo visto come engage iniziali. Qui è un'esperienza molto semplice, si tratta di costruire addirittura uno spirometro, ma utilizzando una bacinella piena d'acqua, una bottiglia piena d'acqua e in pratica un tubicino. Non si tratta di fare altro che capovolgere la bottiglia piena d'acqua all'interno della bacinella, in modo da non far uscire l'acqua e da non far entrare l'aria, per cui praticamente il livello dell'acqua rimane stabile, introdurre delicatamente il tubicino, chiedere alla ragazza di soffiare con quanta più potenza ha all'interno del tubicino, l'aria ovviamente si raccoglierà, come vedete a destra, e in pratica, avremo che potremo la freccia lì è leggermente sbagliata, deve essere un po' più sotto, potremo fare con un pennarello un segno, svuotare poi la bottiglia, riempirla fino a quel segno, e in pratica il volume di quell'acqua fino a quel segno rappresenterà la capacità polmonare, e quindi questa può essere un'elaborazione. Ma cosa contiene l'aria? Sappiamo che contiene l'ossigeno, anche qui ci potrebbero fare delle esperienze con l'anidride carbonica, contiene però anche una quantità variabile di vapore acqua, e questo lo possiamo semplicemente vedere alitando, specialmente d'inverno, su un vetro freddo, l'aria calda e ricca di vapore che fuoriesce dal nostro corpo fa sì che in pratica il vapore condensi raffreddandosi, e quindi il vetro praticamente si appanna. Si possono fare approfondimenti come sull'elettrocardiogramma, possiamo poi passare alla fase di valutazione che può essere fatta con esercizi come quello che vedete qui, che in pratica è sulla frequenza cardiaca, ma si può anche, ecco un altro esercizio dove invece questa volta vi è la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, le varietà, e quindi qui i ragazzi praticamente possono rispondere a delle domande, però nel frattempo queste domande hanno senso, perché sono state precedute da tutto il lavoro precedente. Qui abbiamo una simulazione dove in pratica con due getti, una spugna che rappresenta i polmoni, e semmai un sasso o un qualsiasi altro oggetto che affonda, i ragazzi sono invitati praticamente a simulare questi due tipi di tessuti, i polmoni galleggiano, il cuore affonda, la spugna galleggia, il sasso o il chiodo, il pezzo di ferro affondano. Le mappe concettuali poi, sempre in una fase finale di spiegazione in particolare, possono essere utili sia per chiarire meglio quelli che sono i rapporti fra i vari concetti, sia anche in fase di ripasso. Passo rapidamente, veramente molto rapidamente, perché c'è ancora qualche minuto, credo, alle scienze della Terra. Ecco, qui l'engage potrebbe essere questo mappamondo strano con i continenti tutti uniti insieme. È un mappamondo che si rifà 290 milioni di anni fa. E come si è passata la disposizione attuale? Quali forze hanno agito? Ecco, queste potrebbero essere domande investigative dove i ragazzi sono chiamati a rispondere proprio per far emergere misconoscenze e per avviare il percorso. Qui vi faccio vedere solo qualche esplorazione. Questa è semplicissima, una scatola con dentro degli oggetti. I ragazzi sono chiamati a indovinare cosa c'è dentro, ma senza aprirla. Ci è sembrata utile perché questo tipo di esperienza, che può essere fatta anche in un lavoro di gruppo, semmai con più scatole, con oggetti diversi, è una metafora della posizione del geologo che vuole capire come è fatta la Terra dentro. Certo, non può andare a prendere un campione di mantello e analizzarlo, e deve utilizzare strumenti indiretti
E questo perché le scienze della Terra sono una disciplina peculiare dove a volte la sperimentazione diretta non è possibile. Qui i ragazzi costruiscono un modellino dell'interno della Terra, utilizzando per il nucleo una biglia di ferro, della carta pesta per il mantello e la crosta, e qui nella prossima lo vediamo, c'è uno spicchio aperto, così si rendono conto di come lo spessore del nucleo e del mantello è consistente, la crosta in realtà è proprio sottilissima, infatti se torniamo alla tabella precedente, in proporzione la crosta è solo un millimetro, mentre il nucleo ha un diametro di 3,5 millimetri, di 3,5 centimetri, quindi chiedo scusa. Bene, ultima cosa, tettonica delle placche. Anche qui sulla tettonica delle placche si può partire dall'incastro dei continenti, si ritagliano semplicemente le sagome dell'Africa e dell'America del Sud e si fa vedere, i ragazzi sono invitati a vedere che esse combaciano, no? E quindi in pratica come mai combaciano? Qui vediamo che non solo combaciano, ma certe formazioni montuose sembrano iniziare su un continente e continuare sull'altro. Ancora più efficace se l'esperienza si fa ritagliando le sagome da un foglio di giornale. E poi constatare, e tra l'altro qui stiamo facendo anche storia della Terra, perché Wegener dirà proprio questo, è proprio come se noi dovessimo mettere a posto le parti strappate di un giornale. Se combaciandole riusciamo a leggere il testo, vuol dire che effettivamente che i due frammenti erano uniti insieme. Sono le parole di Wegener, stiamo facendo sia un'esplorazione sia storia della scienza. L'ultimissima cosa, tettonica delle placche, sappiamo che ci sono vari tipi di margini, come possiamo simulare? Delle spugnette, ecco qui le spugnette, margine divergente, le placche si allontanano, vedete le frecce gialle, sopra due spugnette celesti, la crosta oceanica, sotto due spugnette gialle, il mantello litosferico, sotto ancora due spugnette rosse, la stenosfera. Ebbene, andiamo prima a separare, ad allontanare di segnino 3 le due spugnette blu, poi allontaniamo anche le due spugnette gialle, in pratica la stenosfera. Ora la vediamo, e infatti ciò che avviene a livello delle dorsali, dove le placche si allontanano e si crea nuova crosta oceanica. Allo stesso modo possiamo modellizzare un margine convergente, questa volta però abbiamo da parte la crosta oceanica con due spugnette blu sovrapposte, dall'altra parte, in questo caso a destra, la crosta continentale con due spugnette gialle sovrapposte, infine la stenosfera, come fa vedere il disegno 6, questa volta il movimento è convergente, e quindi in pratica la crosta oceanica, che è più densa, andrà sotto quella continentale, che è meno densa e quindi si sposterà verso l'alto, come fanno vedere queste frecce, e in pratica alla fine, ecco, diciamo, questo potrebbe essere uno dei modelli che i ragazzi potrebbero praticamente porre. E alla fine si potrebbe anche chiedere loro di provare a simulare i margini trasformi. Io vi ringrazio, mi fermo qui e passo subito di nuovo la parola a Bianca per l'ultimo intervento. Grazie Vincenzo, purtroppo il tempo è poco e noi abbiamo tantissime cose da dire, ora passo la parola ancora per 5 minuti a Ernesta, che avrebbe da mostrare altri esempi di percorsi in stile IBSE di fisica e chimica. Sì, sono qui, vado velocemente facendo vedere le cose più importanti. Ho scelto come tema la pressione perché è trasversale fra queste due discipline, la fisica e la chimica. Come si può cominciare? L'engage quale può essere? L'esperimento col palloncino. Una volta si preme, ecco l'importanza di utilizzare i termini, non dico forza, non dico pressione, premo il palloncino su un chiodo o su un letto di chiodi. Che cosa succede? Le domande che si pongono ai ragazzi. Se è difficile costruire il letto di chiodi, perché non, i chiodi devono essere perfettamente allineati, l'altro esperimento molto semplice, molto coinvolgente, è questo. Lo potete fare anche a casa adesso, perché servono due cannucce e un bicchiere pieno d'acqua o pieno di qualsiasi bibita. Se si beve utilizzando due cannucce immerse nel liquido, non si ha alcuna difficoltà, ma se provate a mettere una cannuccia fuori dal bicchiere o fuori dalla lattina e provate a bere, non ci riuscite. Questa prova è coinvolgente al massimo, perché stupisce i ragazzi che non si aspettano questo effetto. Quindi questo è l'engage, il primo momento di coinvolgimento, con le domande alle quali non si dà la spiegazione, ma alla fine del percorso
i ragazzi dovrebbero saper dire a loro con le loro parole che cosa è successo. E allora costruiamo il concetto di pressione. Come si può fare? Sempre con materiali molto semplici, anche nell'ottica di didattica a distanza, serve un libro pesante, può essere un dizionario e un cuscino. Che cosa si fa? Si appoggia il libro sul cuscino variando la superficie di appoggio. E che cosa si fa? Si invita gli alunni a guardare l'impronta lasciata dal libro sul cuscino. La costruzione di questo, come dicevo, è importante utilizzare non direttamente il termine di pressione, ma quando si inviterà gli alunni ad osservare quello che succede, si dirà che il libro è sempre lo stesso, preme allo stesso modo sul cuscino, ma sta variando solo l'area della superficie d'appoggio. Allora, una prima misura, quindi costruiamo il concetto di pressione, non diamo la definizione, quindi addirittura una prima misura della pressione potrebbe essere la profondità dell'impronta. Man mano che si va avanti, a seconda anche del livello della classe, si può arrivare alla definizione e al modello matematico. La pressione è un rapporto tra la forza e la superficie. Anche queste altre attività che riguardano la pressione esercitata dei gas sono molto interessanti e si possono fare a casa con materiale molto semplice. Serve una bottiglia con una bibita frizzante, però con tappo di gomma, una bilancia con la sensibilità di un decimo di grammo e una siringa. Che cosa si fa? Si pesa la bottiglia e si registra la massa. Successivamente si buca la bottiglia con la siringa e si vedrà istantaneamente che lo stantuffo della siringa cerca di lasciare la siringa stessa. Bisogna fare, ecco, molta pressione, cominciamo a introdurre i termini per mantenere lo stantuffo al suo posto. Poi che cosa si fa? Si toglie il tappo, si agita un po' e si ripesa la bottiglia. Si vedrà che è andato via un grammo di un qualche cosa. Ma che cosa? Probabilmente è andato via del gas. Ma che gas? Altra prova molto semplice, servono due mollette, due fiammiferi, due bottiglie, una piena d'acqua e un'altra piena di una bibita gassata. Introducendo il fiammifero nella bottiglia con l'acqua, il fiammifero non si spegne. Introducendo invece il fiammifero nella bottiglia che contiene la bibita gassata, il fiammifero si spegne subito. Allora che cosa è successo? Qual è questa cosa che è andata fuori dalla bottiglia? I ragazzi probabilmente hanno sentito già parlare di biossido di carbonio e il biossido di carbonio non mantiene la combustione. Altro esperimento molto semplice che si può fare a casa, e in questo caso cominciamo a parlare di pressione atmosferica, due ventose per sgorgare i lavantini. Che cosa si fanno? Si fanno aderire cercando di far uscire l'aria e poi si vedrà che bisogna fare molta forza per staccarle. In questo modo così semplice, con una spesa minima, noi riproduciamo l'esperimento fatto da Otto van Guericke, borgomastro della cittadina tedesca di Magdeburgo nel 1654. Che fece van Guericke? Aspirò l'aria racchiusa da due cupole di ottone che combaciavano perfettamente e si dice che per separarle furono utilizzati due gruppi di cavalli che tiravano in direzione opposta. Quindi facciamo un esperimento anche storico con materiale di facile reperibilità e incominciamo a parlare di pressione atmosferica. So che il tempo stringe, quando ho finito Giulia mi avverti, quando il tempo è finito Giulia mi avvertirà. Allora cominciamo a parlare di pressione atmosferica, perché per staccare le ventose dobbiamo fare forza per vincere la pressione atmosferica, l'aria è rimasta solamente esternamente, internamente alle ventose non c'è più. E poi si passa al percorso della spiegazione. Su questo vado in maniera molto veloce, perché questi argomenti sono in tutti i testi. Vi faccio vedere, così qui c'è l'animazione dell'esperimento di Torricelli, vi faccio vedere, quindi alla fine del percorso diamo le spiegazioni, vi faccio vedere l'elaborate, l'applicazione, come si diceva, di quando gli alunni hanno appreso in altri contesti. Quindi, possiamo costruire un modello di polmoni in maniera sempre molto semplice, con palloncini,
bottiglie di plastica, vi faccio vedere direttamente l'animazione come funziona, un palloncino messo all'estremità di una bottiglia di plastica tagliata fa da diaframma, due palloncini simulano i polmoni e un raccordo a Y che si compra presso i filamenti mette in contatto i polmoni, diciamo, con l'ambiente esterno attraverso un tubo che passa per l'imboccatura della bottiglia sigillata con plastilina. Il movimento del palloncino simula il movimento del diaframma. Altra esperienza che vi voglio far vedere è la stima del peso di un motorino. Anche questo è molto divertente e molto coinvolgente. Si fa all'aperto. Si può valutare il peso di un motorino misurando l'impronta lasciata dalle gomme del motorino su un foglio di carta quadrettato. Si sporcano le gomme con inchiostro e si misura l'area dell'impronta rilevando il numero dei quadretti, si misura la pressione nelle gomme con un manometro e si compila una tabella e utilizzando la formula inversa della pressione si risale alla forza peso del motorino. La cosa sorprendente è che la misura fatta in questo modo molto semplice dà risultati che sono in buon accordo con quanto c'è scritto sul libretto di circolazione del motorino. E gli esercizi in IBSE, oltre al tradizionale questionario a risposta multipla, gli esercizi a volte si riallacciano all'engage, come in questo caso, all'esplorazione, come in questo caso, misuriamo la pressione di un mattone, il mattone è sempre lo stesso, il ragazzo deve calcolare la pressione a seconda della faccia del mattone appoggiato su una superficie. E così, sempre partendo dalla pressione e da un'attività che si fa nelle famiglie, quella di travasare il vino, si può fare una ricerca sui sifoni e passando attraverso le attività fatte anche nel mondo alessandrino da Erone, che sfruttando il principio del sifone ha costruito varie fontane e si invita i ragazzi a fare delle presentazioni per presentare il loro lavoro. Quindi interrompo la condivisione e ti do la parola a Giulia. Grazie Ernesto, purtroppo stasera non c'è tempo per le domande, quindi ringrazio tutti i relatori e ricordo ai partecipanti come materiale IBSE il testo Alla scoperta di Alfano Boccardi, De Masi Forni e il blog di Barbara IBSE dintorni che vi abbiamo scritto in chat. E di sicuro vi forniremo anche una bibliografia per questi argomenti che abbiamo trattato oggi. E ringrazio tutti ancora e buona serata. Grazie mille, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie per l'ascolto. Buona serata a tutti. Buona serata.